Ciao, sono Luca e in questo video vedremo 5 errori che non devi assolutamente fare per quanto riguarda l'allenamento per aumentare la massa muscolare delle gambe a casa o in palestra. Errore numero 1 consiste nel eseguire in palestra tipicamente ovviamente lo squat al multipower, troppo stressante per ginocchia e zona lombare, ti impone un movimento non necessariamente fisiologico per le tue caratteristiche, quindi starci molto attento, rischieresti per l'appunto uno stress troppo elevato e nel caso poi tu sia alto la cosa si amplifica per quanto riguarda per l'appunto stress a carico di ginocchia e zona lombare. Quindi molto meglio uno squat con bilanciere libero e manubri liberi, molto più sicuro, molto più efficace. Poi a multipower rischiereste anche di usare un carico troppo elevato con la falsa sicurezza data dalla macchina, rischiando ulteriormente. Quindi molto meglio uno squat libero per l'appunto con bilanciere e manubri, magari carico inferiore però maggiore sicurezza e per l'appunto migliore efficacia. Errore numero 2, squat con rialzi. Ancora una volta porti uno stress, sposteresti in questo caso il baricentro troppo in avanti con uno stress troppo elevato a carico delle ginocchia. Già lo squat di base comunque lavora primariamente sulla parte frontale, quadricipiti e meno glutei, dopodiché se io sposto ulteriormente il baricentro, oltre per l'appunto a stressare troppo le ginocchia stesse, quindi non ne vale la pena, ancora una volta sposto lo stress e lo stimolo troppo sui quadricipiti e meno sulla parte posteriore e vedremo più avanti essere questo un problema. Quindi comunque non conviene, già per lo stress a carico delle ginocchia, molto meglio per l'appunto uno squat normale con il peso sui talloni. E per l'appunto errore numero 3, devo stare attento a non fare l'errore di arrivare con le ginocchia nella fase discendente che vanno oltre la punta dei piedi. L'esecuzione per appunto corretta prevede nella prima fase il fatto di spostare il bacino all'indietro, fase di hip hinge, solo dopo scendo in accosciata. In questo modo per l'appunto posso evitare di stressare troppo le ginocchia ancora una volta e avere il carico principalmente sui talloni e meno sulla punta dei piedi. Quindi prima sposto il bacino all'indietro, che sia squat con manubri, squat con bilanciere libero eccetera, dopo scendo in accosciata con il peso principalmente sui talloni e ginocchia non oltre la punta dei piedi e punta dei piedi e ginocchia allineate e punta dei piedi leggermente verso l'esterno e espirando con quello intorno per l'appunto il punto di partenza. Dopodiché errore numero 4, eseguire la leg extension tipicamente a casa con la panca multifunzione. La leg extension può essere secondo alcuni un po' rischiosa per l'articolazione delle ginocchia, quindi non vale la pena rischiare a casa con una panca multifunzione da 200 euro e molto meglio per l'appunto fare squat a parte, manubri e se hai un rack a casa squat con bilanciere. Dopodiché in palestra avrei comunque una leg extension più profonda, quindi in teoria potrei anche eseguirla, c'è una differenza ovviamente enorme fra la leg extension in palestra da 3.000 euro e quella inserita nella panca multifunzione a casa da 200 euro, quindi panca multifunzione sicuramente no, la uso soltanto per la parte alta. In palestra posso eventualmente valutare, però comunque se anche dovessi eseguirla e soltanto senza mai arrivare con le gambe completamente estese, questo vale anche per la leg press. Quindi in palestra leg press promossa, leg extension da valutare, comunque se eseguo entrambi mai con le gambe completamente estesa ancora una volta per non stressare troppo l'articolazione delle ginocchia. E infine l'ultimo errore consiste nell'allenare soltanto la parte frontale delle gambe e gli squat, come detto prima di default, lavorano principalmente sulla parte frontale, quindi quadricipiti e meno sulla parte posteriore, rischiando nel corso del tempo di avere un qualche problema articolare per quanto riguarda la ginocchia e non solo. Tutto questo in un contesto in cui anche la postura su base quotidiana non è corretta, per l'appunto nel momento in cui sono 8 ore al giorno dietro una scrivania, quindi rischierei di avere i flessori dell'anca già contratti e quindi dovrei sicuramente a parte per compensare allenare un po' i glutei, quindi i flessori dell'anca sono i muscoli che portano le gambe verso la zona addominale, io dovrei comunque di default allenare un po' i glutei per aprire l'articolazione dell'anca e se io faccio molti squat rischio per l'appunto dopo di avere la parte frontale molto sviluppata, i quadricipiti e poco quella posteriore, quindi ha senso sicuramente puntare su esercizi per glutei barra bicipiti femorali per appunto compensare la postura non corretta su base quotidiana e contemporaneamente stabilizzare al meglio l'articolazione delle ginocchia, quindi stacchi romeno, leg curl con elastico anche a casa con un po' di diciamo creatività riesco a farlo. In questo modo alleno come detto anche magari un ponte con manubri a parte e i glutei, ripeto, allenarli direttamente anche magari se sei un uomo di un tabù è importante per compensare un po' la postura non corretta su base quotidiana. In questo modo io compenso gli squat che se anche eseguiti al meglio comunque allenano sempre primariamente la parte frontale e posso da una parte compensare la postura non corretta per appunto su base quotidiana e dall'altra allenare anche la parte posteriore, glutei e bicipiti femorali proprio per stabilizzare al meglio l'articolazione del ginocchio. Mi raccomando, evita questi errori, dopodiché puoi avere ottimi risultati anche a casa in poco spazio. Ti rimando agli altri miei video, paradigma autoconsapevolezza e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!